state? Tutto bene, bene, bene. Tutto bene. Come... Come vi chiamate? Noi siamo Lei Rosso. Da dove venite? Torino. Torino. Da Torino. Secondo voi il posto in cui siete cresciuti ha influenzato la vostra musica? Decisamente sì. Come sì, sì, decisamente. Sì. Molto. Che musica fate? Veniamo tanti generi diversi, quindi in realtà non lo Se vogliamo scegliere un'etichetta possiamo dire post-punk, che vuol dire tutto, vuol dire niente, però ci piace proprio perché... Soprattutto nel nostro caso, direi. Esatto. Varie influenze, qualcosa anche di sperimentale. E dove vi siete incontrati? E incontrate? Allora, abbiamo frequentato tutti la stessa scuola di musica e quindi quello è stato un po' il contesto da cui dopo un tot di anni abbiamo deciso di suonare insieme. Io mi sono aggiunta da poco. Sì, lei, sì, no. Lei è l'outsider. In realtà sono pugliese. Puglia in alto. Che strumenti suonate? Acustica, elettrica, e synth, e voce. Batterie. Basso e chitarra. Chitarra, synth, voce. Chitarra e basso. Sax. Da cosa nasce il vostro nome? Beh, allora, di rossa di per sé non è un nome che ha un significato logico particolare. Però crediamo che non sappiamo bene perché ci rappresenti. Ci piaceva l'idea di avere un po' di colore nel nome. Poi ci piace utilizzare l'articolo le, se si deve usare un articolo per chiamarci. Quindi le i rossa. E perché ci piaceva l'idea di poter utilizzare l'articolo femminile, in quanto di solito si usa l'articolo maschile su un gruppo di persone in cui magari ci sono anche più donne. In questo caso c'era una donna sola, poi adesso due. Ci piaceva l'idea di usare un articolo femminile in quel senso. Quali sono i vostri riferimenti musicali? Abbiamo tante influenze diverse e i riferimenti principali sono internazionali, molto poco italiani. E sicuramente ci sono i Fontaines D.C., c'è qualcosa di Tom Misch, qualcosa di King Cole, qualcosa di dei Wombo, ogni tanto Radiohead. Ogni tanto Radiohead. Cosa vi spinge a far musica? Direi più un bisogno che abbiamo proprio noi di suonare, che ci fa sentire in qualche modo bene, penso. Poi la nostra è una dimensione molto collettiva, molto cooperazione e confronto. E la musica in questo senso è proprio un linguaggio, un fil rouge. E poi comunque abbiamo tutti una spinta, cioè un'urgenza di farlo. Che approccio avete alla musica? La usate per rilassarvi, per caricarvi, come svago? Ma in realtà per tutto. Tutto, tutto. Cioè, direi che sì, c'è la musica. A livello emotivo sì. Esatto. Tutto, tutto. Processo creativo che vi porta
ad avere un brano? Allora, sicuramente fin dall'inizio abbiamo deciso di non vedere l'idea di band come una serie di persone in cui c'è, tra queste persone c'è un leader che magari, o un frontman che porta delle sue idee, un pezzo già fatto e poi lo insegna agli altri. La nostra idea è quella di portare magari qualcuno un'idea, un riff, una linea vocale, poi da lì si lavora tutti insieme per cercare di arrivare a un prodotto che mette insieme le varie influenze e rispecchia anche i vari gusti di ciascuno. E vi fate dare una mano in fase di registrazione o concretizzazione da qualche produttore musicale o arrangiatore? No. Siamo completamente indipendenti. Sì, stiamo facendo tutto da soli. O con aiuto di amici, però. Avete già registrato un disco? No. Quattro singoli. Quattro singoli? Beh, oddio. Due singoli, due cazzate. Una demo e un live session. Stiamo lavorando adesso all'album. Di cosa parlano i vostri testi? Abbiamo anche dei testi. Varia molto da canzone a canzone, anche in base a ciò che il brano trasmette, secondo me. E molto spesso sono immagini, cioè parliamo per immagini. Sensazioni. In che lingua sono? Scrivo in italiano. Hanno anche un intento politico? Le vostre canzoni? Non esplicito. Sicuramente. Cioè, nel senso, non siamo persone che non si schierano, anzi, siamo abbastanza interessati comunque alla politica. Probabilmente la nostra azione politica è più verso i luoghi in cui suoniamo, il modo in cui produciamo, il modo in cui ci poniamo anche nei confronti del mercato musicale. Quindi di cosa parlano? Parlo io che non canto in linea di massima, non interferisco nei testi, però direi, correggetemi se sbaglio, che c'è molta introspezione sicuramente. Mm-hmm. Ecco, è più un aspetto introspettivo, più un aspetto magari che si muove per simboli, per immagini, piuttosto che per narrazioni proprio concluse in se stesse. Diciamo che il bello è poi che magari l'ascoltatore può trovare lui quello, l'immagine che più gli aggrada. Palco, lo amate, lo odiate? No, 100%. In tutte le sue forme. Sì. No, la nostra band ha una dimensione live che è la principale, per cui sì, il palco sì, lo adoriamo in tutti i suoi aspetti, sia quelli piccoli, sia quelli grandi, sia quelli in cui non c'è il palco. Sia quando non c'è il palco. Molto spesso. Vi piace di più il momento in sala prove oppure sul palco? Sul palco, però dai, sono belli entrambi. Sono belli entrambi, certo. Però comunque però sì. Sul palco, secondo me, sì. Siamo molto più presi bene. C'è più interazione al pubblico. Vabbè, c'è più emozione, dai. Più emozione. Insieme, ci divertiamo di più, ridiamo di più. C'erano più le cose più strane, tipo cadere sulle spie. Rompere le corde. Sempre tu. Qual è il posto in cui avete suonato che vi ha emozionato di più? Io direi Mainz, Germania. Mainz in Germania, sì. Avete delle scaramanzie prima di salire su un palco, un rito scaramantico? Di solito ci mettiamo tutti intorno e facciamo un discorso... Un rito voodoo. Dei discorsi tipo, raga, ce la possiamo fare? No, urliamo e ridiamo e balliamo e basta. Balliamo molto. Balliamo molto. E poi a un certo punto, quando è l'ora di salire, saliamo. Ah, poi io sinceramente suono solo con gli anelli su una mano e non con due, perché beh, la mia scaramanzia però è personale. Questo non lo sapevo. Più o meno quante volte provate al mese? Otto, nove? Direi una, due volte a settimana. Thank you.
punto di vista puramente estetico visivo, vi interessa l'abbigliamento, le visual, le luci, questo aspetto qua? Sì, direi di sì. Cerchiamo di pensarci, non abbiamo magari una linea grafica, una linea estetica ancora ben precisa, però cerchiamo di lavorarci. Insomma, ci piace avere una certa coerenza e coesione sul palco. Come strumenti, che tipo di strumenti prediligete? Vintage, moderni, digitali, analogici? Ma in realtà tutto, abbiamo un synth, come abbiamo una chitarra acustica. Che synth è? È un Korg XD Minilog. Poi diciamo che è un progetto comunque molto chitarristico, perché siamo nati come... cioè abbiamo come fatto un corso nei quattro di chitarra, quindi... Eliminare il lato chitarristico è pressoché impossibile, però abbiamo comunque un fiato, abbiamo un'acustica, abbiamo un synth. Avete già fatto un tour? Un tour. Ah, che tour, si possa definire tour? No, vedi, no. Diciamo abbiamo suonato tanto. Abbiamo suonato tanto, principalmente continuativamente, diciamo. Sì, a Torino. Abbiamo suonato anche fuori, abbiamo fatto due date in Francia e una in Germania, però fuori dal Piemonte ancora non siamo. Durante il lockdown siete riuscite a continuare a far musica oppure di totale? Non esistevamo. Siamo nati dopo il lockdown. Può essere. Siamo andati dopo. Personalmente siete andati avanti con ognuno la musica? Aveva, diciamo, la propria band. Cioè, prima del lockdown qualcuno aveva delle band, io avevo una band, lui ha ancora una band. Loro avevano una band. Lei suonava sempre. Però sicuramente è stato difficile rimanere in contatto, senza dubbio. È più una dimensione, penso, per tutti. Personale magari di ascolto, di suonate personali piuttosto che in contatto con altre persone, purtroppo. Esatto. E poi proprio dopo il lockdown, poi per questo magari ci siamo anche, eravamo più proni a creare una band, insomma, a fare qualcosa insieme. Come vi vede tra 5 anni come band? È un tour europeo, posso dire. Come sogno sia, come sogno tour europeo, come realtà pure, no. Speriamo vivi insieme. Social, li usate, non li usate, li odiate? Usiamo Instagram, giustamente, adesso non molto. Con parsimonia, insomma, li usiamo. Sì, li usiamo per necessità, sì, e per comunicazione degli eventi. Di sole sotto le coperte, le tende bianche, almeno aprile, non so se mi credi ora, a volte forse nemmeno io, so tutto sai, tu dimmi come fai, tieni il mondo in alto, io la testa dalle mani, e sul vuoto, urlo il tuo nome, sento la mia voce. Della scena musicale italiana? Beh, direi che come gruppo, sicuramente come ascolti, ci siamo molto allontanati, direi, dalla musica italiana, soprattutto durante il lockdown, almeno personalmente. Sì. Siamo decisamente allontanati. Cosa penso? Boh, parlo personalmente, ci sono poche cose che mi convincono
veramente, e quelle che mi convincono di più fanno musica, come dire, più di stampo internazionale, quindi sì, la musica italiana è molto tradizionale, è sempre chiusa nei suoi standard, non si apre mai a nuove. Noi sì. Sì, vabbè, ci sono pochissime band emergenti come noi, come i Dance, come i mille che si aprono a stare un po' fuori da questa tradizione. C'è veramente poca gente. Cosa pensate dei Maneskin? Allora, sì, personalmente musicalmente non mi interessano più di tanto. Secondo me comunque hanno in qualche modo rilanciato anche un po' l'aspetto di suonare insieme in band in Italia, per quanto poi magari non abbiano prodotto. Sinceramente trovo che dal punto di vista di coinvolgimento del pubblico come frontman siano in Italia i più forti, a mani basse. In Italia, cioè, come band italiana nel mondo al momento, a mani bassissime. I più forti, secondo me. Sì. Non mi piace la musica che fanno, ma per gusto personale, però oggettivamente. Comunque, personalmente parlando, ritorno nel discorso del confronto col mercato musicale. In realtà ci sono queste formazioni che magari partono anche con uno stile che si sente che è acerbo, ma tu pensi hanno un'identità che può diventare tanto e può dire qualcosa di diverso da quello che si sente solitamente. Poi vanno avanti e capisci che si scende a compromessi con la vendita nuda e cruda della musica, ed è un discorso controverso perché devi campare, no? Ovviamente. E il mondo è questo, no, secondo me siamo su due piani completamente opposti, cioè è un altro pianeta, quindi non lo conosco e non è difficile per me giudicarlo. Finché permettono a ragazzini che iniziano di suonare, perché vedono i Maneskin e dicono dai, voglio fare la band anch'io, e poi magari questi ragazzini scoprono che se i Maneskin invogliano i ragazzini in Italia a suonare e formare una band, per me è molto positivo, perché poi magari questi ragazzini crescendo scoprono altri generi, altre idee, altre influenze, e magari esce qualcosa di figo, quindi da quel punto di vista lì ci sto. Avete dei progetti futuri? Stiamo scrivendo un album, sì. Cioè stiamo producendo un album. Principalmente quello. Dove lo stai registrando? Siamo indipendenti, lo stiamo facendo in sala di un nostro amico. Sì, ha una sala un pochino attrezzata per registrare, quindi una cabina di regia, tutto microfonato. Però sì, da un nostro amico, quindi... Volete lasciare i vostri riferimenti social? Ma sì, dai. Cioè, siamo i Rossa su Instagram. Lei Rossa, vero? Sì, sì. I Rossa. YouTube? YouTube, e Spotify. E Rossa. Tre progetti musicali del presente e del passato che bisogna assolutamente conoscere: Fontaine DC, i Cani e i Beatles. Radiohead, Paolo Conte, Bello Figo. Bravo! Esco un po' fuori, però Charlie Parker. Va bene. Poi scelto. Billie Holiday, Ennio Morricone. Dirò Idols, Fontaine DC e Manu Chao. Io dirò forse uno un po' scontato, ma non, cioè Joy Division, i Wombo, che sono secondo me molto fighi, e l'ultimo, i Dead Letter. Murder Capital, Sigur Rós e King Cruel. Molte grazie. Grazie a te. Buona serata. Ciao. Grazie.